Consiglio dei Ministri approva il decreto legge sull'emergenza maltempo. La provincia di Pesaro Urbino resta ancora in attesa degli aiuti dal governo. Cresce la conta dei danni nel pesarese. Siamo isolati dalla città e rischiamo la vita ogni giorno. A Rosciano di Fano scatta la protesta dei residenti e dell'UDC che ha chiesto più volte un intervento urgente per la rotatoria di via Moriconi, considerata pericolosa per conducenti e pedoni. Bisogna togliere le barriere per avere la visibilità, perché altrimenti prima o poi ci scapperà il morto di sicuro. Giornata storica per Marotta, spenti gli impianti semaforici e aperta la nuova rotatoria lungo la strada statale 16, un'opera realizzata in sinergia tra ANAS e Comune di Mondone. A Fermignano il sindaco Feduzzi lancia una raccolta di firme per la pista ciclabile a lato della ferrovia, anche l'opposizione è d'accordo sull'infrastruttura. Nell'ex chiesa del Gonfalone a Fano la consegna degli attestati di cittadinanza italiana a 60 persone, donata anche una copia della Costituzione. Domenica 28 maggio strade chiuse al traffico per regalare ai bambini la città da giocare. In Viale Gramsci, animazioni, laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli. In campo 53 associazioni. Questa sera su Fano TV l'ultima puntata di Sportissimo con l'allenatore fanese dell'Itas Trentino, campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia, protagonista anche il mister dell'Alma Juventus Fano, Marco Alessandrini. Benvenuti a Occhio alla Notizia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per le aree colpite dal maltempo della scorsa settimana. È stata infatti approvata un'ordinanza di protezione civile che estende lo stato d'emergenza a tutti i comuni dell'Emilia-Romagna che sono stati colpiti dalla seconda ondata dell'alluvione, con riserva di estendere lo stato d'emergenza anche ai territori delle Marche e della Toscana, che però, a quanto detto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, necessitano di un altro percorso. Restiamo ancora in attesa di capire, ha commentato il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, quante risorse effettive arriveranno nel territorio. La situazione è in continua evoluzione. Le ultime stime di danni, solo nelle strade provinciali, si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Anche noi, ha aggiunto, abbiamo bisogno di aiuto e non possiamo farcela da soli. Domani, ha fatto sapere invece il sindaco Matteo Ricci, i tecnici della Protezione Civile Nazionale arriveranno per la verifica dei danni insieme alla Regione Marche, che indicherà i comuni colpiti. Se la procedura si concluderà velocemente, c'è l'impegno di Giorgia Meloni di portare il provvedimento in Consiglio dei Ministri già da questo giovedì. E ad oggi sono 5 le strade provinciali ancora chiuse, che potete vedere in questo cartello, mentre le altre 55 arterie danneggiate dal maltempo rimangono transitabili a senso unico alternato. Anche la dottoressa Emanuela Saveria Greco, prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, questa mattina è tornata a parlare dell'ondata di maltempo che ha colpito Pesaro e provincia nei giorni scorsi. Il prefetto, intervistato da Marco Lonigro, ha sottolineato il grande lavoro di squadra svolto nelle fasi più critiche per garantire la sicurezza ai cittadini. Sentiamo. Un grande lavoro di squadra, io non posso che ringraziare ancora, l'ho già fatto ma lo rifaccio con piacere, il presidente della provincia che è stato sempre con me al tavolo in CCS, il comune di Pesaro è stato sempre presente giorno e notte, anche di notte, tutte le componenti, le forze dell'ordine, guardi adesso non vorrei dimenticare qualcuno, ma insomma tutte le componenti del centro di coordinamento soccorso sono state sempre
tutti presenti. Abbiamo agito in sinergia, abbiamo potuto intervenire immediatamente laddove c'era la necessità, proprio perché c'era questa condivisione, questa presenza di tutti. Sono tanti i danni, le strade purtroppo ci sono tante frane, alcune continuano il movimento franoso e quindi questo ci preoccupa un po', però è tutto monitorato. Diciamo che insomma noi ci siamo qui assolutamente pronti per qualsiasi cosa, speriamo ovviamente che non ci sia più bisogno di nulla. I volontari del CB Club Mattei di Fano sono ancora impegnati nell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Anche oggi la colonna mobile FIRCB, Federazione Italiana Rice Trasmissioni, è rimasta operativa nelle zone di Faenza. I volontari aiuteranno fino a sabato la popolazione colpita ancora alle prese con il fango. Il Consiglio dei Ministri ha ampliato il campo di applicazione della norma introdotta in finanziaria voluta dalla Lega, che permette di raccogliere il legname dai fiumi, dai laghi e dai torrenti. Prima della legge di bilancio 2023, ha dichiarato Mirko Carloni, presidente della Commissione Agricoltura alla Camera e primo firmatario della legge, gli agricoltori non potevano prendersi cura degli alvei nei corsi d'acqua perché la raccolta veniva loro ostacolata. Troppe volte abbiamo sentito di contadini e allevatori multati anziché premiati per aver ripulito dai rami e tronchi, causa spesso di accumuli torrenziali e straripamenti. Un pericolo, ha aggiunto il deputato, che non possiamo in alcun modo sottovalutare, come dimostra l'attuale tragedia dell'alluvione. Così l'agricoltore può prendersi cura del corso d'acqua rimuovendo la legna residua che concorre al rischio di esondazione. Questo governo, ha concluso Carloni, crede nella prevenzione. E adesso parliamo di solidarietà, perché la combattente storica Società Sportiva Fanese promuove una raccolta fondi tra i soci a favore delle zone colpite dalla recente alluvione. Il consiglio direttivo ha stabilito che dal 28 maggio al 2 giugno tutto il ricavato del gioco delle bocce, del gioco del biliardo e delle attività ricreative sarà dato in beneficenza. Alla somma raccolta si aggiungeranno anche le entrate delle quote di iscrizione al torneo di scacchi Under 12 previsto per il 30 di maggio. Ed ora passiamo al sit-in che si è svolto questa mattina a Rosciano di Fano per puntare di nuovo i riflettori sulla pericolosità della rotatoria di via Morricone. Il servizio è di Simona Zunghetti. Bisogna arrivare al centro della strada per vedere la visibilità. È una cosa inaudita, è una cosa inaudita. Come hanno fatto a fare una cosa del genere? Cioè qualsiasi persona che passa vede una cosa del genere. Ti trovi soltanto quando ti hanno dato una botta forte. Ti trovi addosso, non manco te ne accorgi. Un pericolo denunciato più volte e ancora irrisolto. A Rosciano di Fano cresce la preoccupazione per la situazione in cui versa la rotatoria di via Morriconi, considerata pericolosa sia per i conducenti di veicoli sia per i pedoni. A nulla o quasi sono serviti gli appelli di Stefano Polegioni dell'UDC e degli abitanti del quartiere, che hanno segnalato più volte la questione agli organi competenti, prima Società Autostrade e poi il Comune, chiedendo un intervento urgente. Da qui il sit-in organizzato questa mattina, al quale ha partecipato un nutrito gruppo di residenti. Cosa vi ha spinto, Polegioni, a passare dalle segnalazioni ad una manifestazione di protesta? Dopo il percorso che abbiamo fatto c'è stato un incidente importante, anzi approfitto per fare gli auguri alla signora che è stata coinvolta, un incidente annunciato dalle varie segnalazioni, dai vari servizi che sono stati fatti su questo pericolo, al cui non abbiamo avuto risposte ad oggi concrete, quindi questo è il motivo del sit-in. Dopo il tavolo tecnico non ho avuto risposta di quello che è stato fatto, se è stato fatto qualcosa, per cui siamo qui per dire all'amministrazione che devono fare presto e devono fare velocemente, perché l'incidente che è accaduto è grave, ma non vogliamo piangere persone che vengono coinvolte in altri incidenti più gravi di quello che c'è stato. Che cosa è emerso dal tavolo tecnico? Quali soluzioni nello specifico? Hanno preso coscienza che effettivamente il pericolo c'è. Queste barriere che sono qui vicino alla rotatoria non creano visibilità, quindi andrebbero comunque in qualche modo modificate e spostate, e quindi qui entra un discorso tra comune e società.
società Autostrade che ha fatto il lavoro. Abbiamo rimarcato che devono fare i percorsi ciclopedonali e gli attraversamenti a raso e quindi hanno detto che valuteranno questo tipo di lavoro, dopodiché devono trovare un sistema per fermare le macchine nel rettilineo di via Moriconi e questo lo cercheranno di valutarlo insieme alla prefettura che ha alcune competenze in merito a questo per quello anche che riguarda gli autovelox o segnalazioni particolari che riguardano strade extraurbane di categoria C. I residenti però attendono ancora queste modifiche? Assolutamente sì e sono molto contento che hanno risposto a questo sit-in e ce ne sono molti di quello che vediamo qui e giustamente vogliono risposte, questa è una strada che li ha isolati dal centro abitato e quindi senza attraversamenti, senza poterli attraversare in sicurezza è pericolosissimo, però non aspettiamo, l'amministrazione comunale aveva detto al tavolo tecnico che in 3 mesi avrebbero risolto i problemi, è già passato quasi 1 mese e mezzo e non sappiamo nulla. Signora, lei ha appena attraversato la rotatoria in bicicletta, ha avuto paura, è pericoloso? Assolutamente, io scendo da là, vengo su a piedi da sotto il ponte e salgo qua perché qua c'è più spazio, è pericoloso e adesso qui con quello lì non si vede niente, io per andare giù vado a attraversare là e attraverso, vado giù sempre a piedi perché quella signora la conoscevo lì che ha avuto l'incidente e mi ha dispiaciuto tantissimo, comunque qualcosa tocca fare. Anche lei percorre spesso questa strada a piedi o in bici? La bicicletta evito, faccio l'altra strada, l'altra linea, però il discorso qui è anche che la gente quando supera la strada qui, il sole abbaglia, non vedono l'area dell'incrocio, a me mi hanno portato via il paraurti dietro della macchina, nonostante che avevo superato l'area dell'incrocio, va bene, ha detto non ti ho visto per niente che era abbagliato dal sole, perciò è un insieme di problemi. Beatrice, anche lei evita di percorrere questa strada? Assolutamente sì, io devo dire che sono molto arrabbiata, ma molto, perché noi di Rosciano in pratica siamo tagliati fuori da Fano, io una volta andavo al mare in bicicletta, adesso non avendo attraversamenti pedonali non è possibile assolutamente frequentare con la bicicletta o a piedi. Lei aveva inviato una segnalazione al comune? Ho mandato un'email, una PEC a Fanesi, che era l'assessore all'urbanistica, per evidenziare che non c'è visibilità, che è pericoloso, le macchine vengono con una velocità di 60 all'ora, anche se il cartello è di 30, quindi servono dei dossi, li avevo già segnalato quella volta, dopodiché ci sono stati almeno 4 incidenti, di cui l'ultimo poco tempo fa. Lei aveva ottenuto risposta dall'assessore competente? Assolutamente no. Ho vissuto anche l'ultimo incidente, che sono andata a vedere la signora che l'interra, ancora tremo dalla paura che ho avuto, a parte che la conoscevo, per cui è pericolosissimo. Io tante volte, come dicevo, attraverso, mi ritrovo con la macchina dalla mia sinistra, non la vedo, perlomeno vado avanti, vedo che non c'è nessuno, ma me la ritrovo quasi addosso, bisogna partire a una velocità che non sempre uno parte ai 100 all'ora per attraversare perché per paura che ti arriva qualcuno, per cui bisogna togliere le barriere per avere la visibilità, perché altrimenti prima o poi ci scapperà il morto di sicuro. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha nominato l'ingegner Marco Trovarelli soggetto attuatore degli interventi previsti dall'ordinanza della Protezione Civile relativa al terremoto del novembre scorso che ha colpito i territori dell'Anconetano e del Pesarese. Il direttore dell'ufficio speciale dovrà redigere i piani necessari alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Dovrà inoltre provvedere al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei luoghi interessati, se necessario, attraverso interventi di natura temporanea. Ed ora andiamo a Marotta di Mondolfo, dove oggi è stata aperta al traffico la nuova rotatoria lungo la strada statale 16. Finalità del progetto: migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi veicolari, eliminando i tempi di attesa delle intersezioni semaforiche. Alle 10.30 di questa mattina, 23 maggio, i 3 semafori gialli si sono spenti per sempre per dare spazio alla nuova rotatoria di Marotta.
Giornata storica per il comune di Mondolfo che da oggi avrà la nuova rotonda tra la strada statale 16 e la strada 424 Pergolese. Nonostante alcuni piccoli disagi dovuti al cambio di viabilità risolti grazie alla presenza della polizia locale sul posto, la nuova struttura è entrata subito in funzione, snellendo il traffico che si creava in precedenza dovuta alla presenza degli impianti semaforici. Proseguono intanto i lavori per la realizzazione della rotatoria a seguito di un confronto avvenuto in questi giorni con ANAS e la ditta esecutrice sullo stato appunto dei lavori. Abbiamo deciso di eliminare i semafori e quindi attivare la circolazione veicolare attorno appunto alla rotatoria. Quindi l'eliminazione dei semafori è un momento atteso da decenni dalla nostra comunità e quindi siamo contenti anche che siamo riusciti a portare avanti questa operazione, a farla soprattutto entro l'estate, perché siamo è imminente l'inizio della stagione estiva e quindi era importante evitare il più possibile, ridurre il più possibile i disagi. Naturalmente il cantiere proseguirà e quindi continueranno e proseguiranno quelle che sono le opere che devono essere appunto completate. Ovvero la rimozione dei pali dei semafori, la conclusione dell'isola centrale degli spartitraffico, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di un marciapiede per consentire ai pedoni l'attraversamento, l'illuminazione pubblica, l'adeguamento del sistema fognario, nuova segnaletica, la finitura delle aree a verde e la realizzazione di parcheggi a servizio di attività e residenti. Costo complessivo del progetto 475.000 euro, dove progettazione, finanziamento, appalto e realizzazione dell'intervento sono stati a carico di ANAS, mentre il comune si è impegnato ad acquisire le aree private da mettere a disposizione per il compimento dell'opera. È stato un percorso lungo e difficile, ma siamo riusciti a raggiungere questo grande obiettivo per tutta la nostra città. Un'opera attesa da tanto, su cui in passato erano state spese tante promesse mai realizzate e che finalmente con orgoglio vengono realizzate sotto la guida della nostra amministrazione comunale, quindi siamo davvero molto contenti e soddisfatti. Se non ci sono problemi, l'ospice di Fossombrone sarà pronto e funzionante entro la fine del 2023. Lo ha fatto sapere il direttore della struttura Carlo Alberto Brunori, il quale ha precisato che i lavori sono a buon punto e l'inaugurazione della nuova ala avverrà in tempi brevi. L'ospice, che ad oggi conta 10 posti letto, passerà ad un totale di 19. Accogliamo ogni anno circa 200 pazienti e relative famiglie, ha spiegato il direttore, ma con l'ampliamento, ha detto, riusciremo a coprire tutte le richieste e ad ospitare anche pazienti non oncologici, in particolare persone affette da malattie neurodegenerative come la SLA. In questo modo non sarà più solo un luogo dove passare gli ultimi giorni di vita, ma un posto dove affrontare i momenti di criticità per poi tornare, una volta superati, al proprio domicilio. E anche Fermignano rivendica con forza la possibilità di disporre una pista ciclabile al lato della tratta ferroviaria Fano-Urbino. C'è stato addirittura un accordo tra maggioranza e opposizione per indurre a Ferrovie a consentire la realizzazione dell'infrastruttura. A questo proposito il sindaco Emanuele Feduzzi ha organizzato una raccolta di firme. Massimo Foghetti. Si è stabilita una solida intesa tra un gruppo di ambientalisti fanesi e l'amministrazione comunale di Fermignano, guidata dal sindaco Emanuele Feduzzi. Entrambi sostengono la necessità di attuare un percorso ciclopedonale a margine della ferrovia Fano-Urbino, senza comunque eliminare i binari. Per questo è in corso una raccolta di firme da inviare all'ente Ferrovie per sostenere il progetto. Non si vuole perdere l'opportunità che in un prossimo futuro il collegamento ferroviario venga ripristinato, ma al tempo stesso si vuole eliminare uno stato di degrado che investe un'infrastruttura abbandonata, diventata una selva di rovi e rifugio di animali nocivi.
Lo stesso sindaco Emanuele Feduzzi ha incontrato a Fano l'ambientalista Enrico Tosi, portavoce anche degli abitanti che nel quartiere di Vallato e Sant'Orso sono a contatto con la ferrovia abbandonata subendone il degrado, per esprimere ancora una volta la sua posizione. È un'iniziativa politica presa da entrambe le parti politiche che appartengono al Consiglio Comunale, nel quale d'intesa chiederanno praticamente a RFI la possibilità di avere un titolo, cioè di avere la possibilità lato ferrovia, cioè in questo caso quindi non dove ci sono i binari ovviamente, senza invadere assolutamente gli spazi, perché a Fermiano abbiamo degli spazi ancora fortunatamente abbastanza ampi lateralmente, di utilizzare quella parte per poter creare una pista ciclabile. In questa maniera tutti i cittadini che abitano da Bivio Borzaga potrebbero arrivare a Fermiano comodamente, viceversa da Fermiano Centro arrivare verso Bivio Borzaga, dove abbiamo una zona sportiva molto importante. E l'iniziativa qual è? Quella di coinvolgere anche i cittadini attraverso una raccolta firma che in questo momento è molto molto sentita e che stanno contribuendo a sostenere questo ordine del giorno e questa richiesta che faremo sia ovviamente alla Regione ma a RFI, che è il proprietario della tratta. Questo certamente non va neanche contro l'eventuale volontà politica di poter ripristinare il treno, perché la cosa verrebbe fatta a lato dei binari. Poi qualora praticamente la politica trovi i finanziamenti corretti di milioni di euro da poter reinvestire nel nostro territorio, ovviamente eventualmente si potrà togliere, ok, senza nessun problema, però così ci permetterebbe dopo quasi 40 anni sostanzialmente di far vivere questa lama che taglia completamente appunto la città, di farla vivere e renderla soprattutto funzionale. La parola ora al comitato di Fano, che chiede il ripristino della pista ciclabile a posto della ferrovia turistica. Un comitato che è rimasto alquanto deluso dalle risultanze dell'assemblea dell'incontro di Urbino. Pensavamo che fosse l'occasione giusta per far sapere ai cittadini cosa viene fuori da questo studio di fattibilità, che ci risulta pronto da almeno un paio d'anni. Dovrebbe dirci varie cose. Chi prenderebbe in carico questa infrastruttura? Chi farebbe la gestione? Quanto costa, ma soprattutto in quanto tempo sarà possibile fare questa cosa, e anche se è ancora valido il percorso vecchio, il percorso attuale. Noi abbiamo qualche dubbio che questo sia possibile, però aspettiamo che ce lo dica chi ha fatto lo studio, che ricordo è costato qualcosa come, anzi precisamente 1.350.000 euro, per sapere anche addirittura se è possibile il ripristino a scopo commerciale della linea. Rappresenta anche una infrastruttura, in particolare una sorta di parco lineare lunghissimo, ma anche una via, una strada alternativa per chi ora è costretto a seguire la pericolosissima via Flaminia. La ciclovia è una vera e propria strada specifica per le biciclette e deve avere delle caratteristiche ben definite dalla legge, cioè deve essere a doppio senso di circolazione per le biciclette, sicura e agevole per tutti. I carabinieri della Compagnia di Fano hanno aperto le porte della caserma agli studenti delle classi quinte della scuola primaria Montessori, che hanno così potuto vedere da vicino come si svolge la vita dei militari dell'arma. Una mattinata diversa dal solito, durante la quale i bambini, accompagnati dai carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile, hanno avuto la possibilità di vedere e toccare con mano gli equipaggiamenti, i mezzi e i materiali utilizzati dai militari. Inoltre, i piccoli alunni hanno avuto modo di conoscere i reparti della compagnia a più stretto contatto con il cittadino e le loro principali attività. E cambiamo argomento. Sabato pomeriggio nella sala del Gonfalone di Fano si è svolta una cerimonia per la consegna di 60 attestati di cittadinanza italiana. Seguito la cerimonia, Cristiana Guerra. Sono stati 60 i protagonisti della cerimonia svoltasi sabato pomeriggio nella splendida cornice del Gonfalone di Fano per la consegna degli attestati di cittadinanza italiana. I cittadini stranieri provenienti dai più variegati paesi esteri, ma che risiedono e lavorano da tanti anni in Italia, hanno ricevuto il significativo riconoscimento in una toccante e silenziosa celebrazione. Presenti le autorità civili e militari, l'assessore allo Stato civile Cucchiarini e il sindaco di Fano Seri,
che dopo l'inno d'Italia cantato dai bambini del coro tra le note, ha voluto sottolineare come Fano sia una città di condivisione e di incontro di culture. Una giornata importante perché questa è una cerimonia simbolica, ma è piena di valori. Fano è una città aperta e questo momento di attribuzione delle cittadinanze italiane sono una cerimonia apprezzata da chi la riceve, ma è importante anche per noi, perché io sono convinto che una comunità aperta, una comunità più forte, e queste cittadinanze, queste persone che hanno fatto scelte di vita come tanti anni fa, molti italiani hanno fatto una scelta simile. Noi siamo tante generazioni figli di quella emigrazione italiana e quindi siamo quelli che meglio di altri possono capire cosa significano questi momenti. E io penso che questo sia, dobbiamo viverla come una risorsa, sono un ponte anche con le loro terre d'origine, ma soprattutto sono anche culture che si incontrano, ma è una comunità con queste cerimonie che significa che vuol dare un segnale di integrazione, di unità e dell'importanza dello stare insieme. Quindi un bel momento simbolico ma anche pieno di valori. Dopo la consegna della carta costituzionale, una pergamena in ricordo del giuramento di fedeltà alla Repubblica, le foto di rito e un caloroso applauso che ha concluso la serata di festa. Sul volto dei partecipanti tanta emozione e gioia per un traguardo spesso difficoltoso da ottenere, come ha ricordato l'assessore Cucchiarini. Il riconoscimento della cittadinanza italiana, come sappiamo, è un percorso lungo, a volte anche pieno d'ostacoli, c'è anche tanta burocrazia, ma direi necessaria per poter poi arrivare a un momento di riconoscimento che è importante. Questo momento il Comune di Fano lo vuole celebrare in modo sia istituzionale, ma anche per avere un momento proprio di conoscenza di queste persone che da oggi sono cittadini italiani, ma anche cittadini di questo comune. Quindi l'apertura al dialogo è un elemento che caratterizza questa amministrazione comunque da sempre, e anche in questo momento vogliamo proprio condividere i principi e i valori che costituiscono proprio il nostro agire politico e amministrativo. Domenica 28 maggio torna a Fano la città da giocare, Viale Gramsci verrà chiusa al traffico per regalare ai bambini un pomeriggio di divertimento con animazioni, laboratori e spettacoli. Sentiamo. Si può considerare la manifestazione leader del progetto La città dei bambini, la città da giocare, che quest'anno si svolge domenica prossima 28 maggio in Viale Gramsci dalle 15 alle 19.30. La scelta di Viale Gramsci è importante perché evidenzia l'intento di riservare importanti spazi ai bambini da parte della città di Fano. Qualcosa è stato fatto, assessore Barbara Brunori, però in questo campo si può fare sempre di più. Cosa ne pensa? Assolutamente sì, noi ripetiamo dopo 29 anni questo modello di città da giocare, perché abbiamo veramente l'intenzione di destinare sempre più spazi pubblici proprio al gioco dei bambini, ai bambini. Creare una città per bambini significa una città che è per tutti, quindi renderla sostenibile in tutte le sue parti è sicuramente una missione a cui noi stiamo puntando. E grazie anche a questa bellissima giornata dove interverranno 55 associazioni, ricordiamo, tra associazioni culturali, sportive, ludiche, ma anche realtà proprio del territorio, come realtà che ci accompagnano in questo viaggio, è molto bello perché il bambino, grazie proprio alla partecipazione e alle diverse esperienze, riesce anche proprio a orientarsi e quindi a capire anche quelli che sono i suoi bisogni e le sue versatilità. È un modo per mettersi alla prova. Si dice che però una sola manifestazione non basta. In realtà ai bambini si pensa tutto l'anno? Sì, noi ci pensiamo tutto l'anno perché veramente sono tantissimi progetti attorno a quello che è la città dei bambini, nel senso dal modello della scuola ci andiamo da soli, quindi in tutto quello che poi è un processo di autonomia, dove il bambino deve avere la possibilità di raggiungere lo spazio della casa, lo spazio della strada, lo spazio della città, lo spazio degli amici in piena autonomia e in sicurezza. E quest'anno vediamo il museo che si affaccia su Viale Gramsci.
qual è l'idea di questa nuova presenza? L'idea è quella che la città da giocare ha sempre collaborato col museo, ma il museo restava nei suoi spazi. Invece questa volta, proprio nella zona del Pincio, c'è questa novità della città da giocare che sarà dedicata alla cultura, all'arte, attraverso iniziative delle scuole e anche iniziative del museo, in cui faremo un laboratorio molto simpatico che si chiama Cappelli Capitelli. Sono dei modi per far imparare e approcciare la cultura giocando, perché non c'è miglior modo. Il museo è una cosa viva se noi lo rendiamo vivo, e quindi questo è il nostro intendimento, e la volontà è quella di coinvolgere bambini e ragazzi e portarli sempre più negli spazi della cultura, che sono fondamentali. Quest'anno abbiamo anche sperimentato il laboratorio per i bambini 0-3 anni, ha avuto un grandissimo successo e vorremmo che diventasse un appuntamento fisso, perché anche i piccolissimi possono andare al museo e stare bene. Questa sera su Fano TV torna Sportissimo, l'ultima puntata di questa stagione che ha avuto un grande successo. Ora sentiamo tutte le anticipazioni da Andrea Maduzzi. Angelo Lorenzetti, campione d'Italia del volley con Trento, ospite questa sera nell'ultima puntata di Sportissimo. Accoglieremo poi Marco Alessandrini, ex allenatore Granata e spettatore della finale playoff che l'Alma ha vinto proprio a Senigallia, che consente, se non altro, di entrare in una graduatoria delle ripescabili in Serie C. Una finestra verrà aperta anche sul basket a conclusione della stagione della Carpegna Prosciutto. E questa era la nostra ultima notizia. Tra poco andrà in onda uno speciale della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, sulle tecniche e culture contro l'erosione dei suoli e su come migliorare la sostanza organica nel terreno. A seguire la nuova puntata di Sportissimo. È tutto, buon proseguimento di serata. Arrivederci.